girarla in rotazione. Pregherei di rivolgersi un applauso. Grazie. L'esortazione che leggerò è tratta da un manoscritto della prima metà del Settecento. Autore un monaco cartaginese, Onorato Colonna, il quale ha lasciato la bellissima descrizione della fiesta del Santo Chiodo. Il Colonna nacque intorno al 1783. Nella metà del Settecento, coautore di notevoli libri scritti abbastanza seri, di poesia, di letteratura e anche di storia. Dopo aver descritto, dicevamo, la festa, il Colonna così conclude. Leggerò riportando appunto la scrittura del tempo, il linguaggio del tempo. E questo basti per quello spetta alla festa. Dio però, Signor nostro, sia quello che la cresci più composa e devota, per maggior gloria e venerazione del suo culto, e fin prima nei cori dei suoi fedeli catanesi il vero amore delle sue sacre piaghe, quali vennero trasformate da questo sacro strumento, per salute dell'anime nostre, liberandoci per il sangue sparso da queste preziosissime piaghe, dalla schiavitù del dragone infernale. Affinché la devozione al Santo Chiodo possa essere tramite verso Cristo. Vi ringrazio.